È un progetto più complesso, è un tassello di un progetto vasto di rigenerazione del quartiere del Borgo Santa Lucia, che è molto più di un quartiere, che è una parte importante del nostro centro storico, che faccia, come dire, da contestualizzazione a una operazione culturale raffinata, importante, quale il ritorno del seppellimento di Santa Lucia nella chiesa alle mie spalle, lì dove il capolavoro è stato concepito e probabilmente è stato dipinto, quindi la contestualizzazione ovvia nella chiesa di appartenenza, così possiamo dire, e che diventerà una formidabile spinta alla riscoperta del Borgo Santa Lucia da parte dei viaggiatori, ma dobbiamo preparare un contesto in cui questa spinta non diventi un boomerang, ma diventi un altro tassello di una cartina di presentazione della città all'altezza della nostra storia. Il crowdfunding significa coinvolgere in una forma di democrazia partecipata non solo i fedeli, ma gli amanti del Borgo Santa Lucia, della nostra santa e anche del nostro patrimonio culturale. È chiaro che il Comune è qui e quindi farà per intero la sua parte, così come la sta facendo con fondi comunitari molto importanti su un progetto che partirà prestissimo e che interessa Via Piave e molte delle arterie, delle strade del Borgo Santa Lucia, e quindi si tratta di un'attenzione, diciamo così, vasta. Io peraltro oggi, lo voglio sottolineare anche a voi, ho lanciato anche un'idea ai nostri deputati regionali: perché non pensare con il presidente Musumeci a una estensione della legge su Ortigia attraverso un semplice emendamento all'intero centro storico della città? Perché è chiaro che se in questo spazio ci sarà la possibilità, io penso alle giovani coppie, a chi vuole vivere in un quartiere storico bellissimo come questo, di aderire, di poter utilizzare le somme che in Ortigia sono previste per il restauro delle facciate e degli immobili, sarebbe una bellissima operazione. In più, questo voglio risottolinearlo, proprio ieri abbiamo chiesto ufficialmente come amministrazione l'apposizione di adeguati vincoli paesaggistici, architettonici al patrimonio architettonico del Borgo Santa Lucia, a cominciare dalla via Riviera Dionisio il Grande, per evitare altre devastazioni come quelle che qualche tempo fa hanno caratterizzato la nostra città. Siamo, come dire, abituati alle polemiche che muovono passioni, quindi è chiaro che poi alla fine dobbiamo trovare l'aspetto positivo. L'aspetto positivo è che il quadro torna qui e che partirà questo processo. Guardando questa piazza così ridotta, ho pensato: ma perché noi non dobbiamo trasformare questa piazza in un piccolo salottino per quanto riguarda i siracusani? Qualcosa di eccezionale. Perché Piazza Duomo sì, Piazza Santa Lucia no? Qua ci sono le nostre radici di fedeli, e quindi l'idea è nata ed è stata portata avanti da tutti gli amici, tutti i collaboratori dell'associazione. È un progetto molto molto ambizioso e, come sapete, i siracusani sono restii per qualsiasi attività di raccolta fondi, ma noi ci siamo confrontati e abbiamo visto che già telefonano da diverse città del nord. Alice Cassia, che voi sicuramente conoscete, mi ha mandato un messaggio: Luigi, tienimi presente. Mi hanno chiamato dall'Australia, dove ci sono dei devoti. Noi per tanti anni abbiamo comunicato con i devoti del mondo e quindi conosciamo la volontà di queste persone, ma soprattutto vediamo giornalmente che chi viene qua vuole che qualcosa cambi. E deve cambiare, e questa è un'iniziativa che io ci tengo moltissimo, moltissimo, come devoto di Santa Lucia, per grazia ricevuta.